Andrea Lucera per parlare di una controstoria d'Italia, neanche a farlo apposta, nel 150esimo dell'Unità d'Italia. A che cosa mira innanzitutto questo suo libro? A cercare di dare maggiore informazione e conoscenza, perché sono convinto che 150 anni dopo gli italiani del nord e quelli del sud non si conoscono o si conoscono solo per pregiudizi e stereotipi, quindi riuscire a capire attraverso quali percorsi differenti siamo diventati una sola nazione potrebbe, secondo me, far ritrovare oggi, 150 anni dopo, le ragioni dello stare assieme, se ce ne sono ancora. Senta, io partirei anche dall'ultima domanda di una persona che stava qui ad ascoltare la sua presentazione, cioè Garibaldi. Praticamente lo dobbiamo considerare, io accorcio un po' i tempi, un eroe di un'unificazione oppure un partigiano pagato per fare una certa lavorazione particolare per qualcuno, in questo caso pagato dai piemontesi per venire a rubare, tra virgolette, usiamo questi termini forti, perché purtroppo bisogna anche considerare che ricordiamo Garibaldi in qualità di un mercenario noi. Beh, era uno che era venuto qui certamente non alla sprovvista, non con pochissimi, attraverso una spedizione ben organizzata, ben finanziata, e che soltanto per due giorni fu di 1089 persone. E quindi uno che fu convinto a mettersi a capo di quella spedizione dai Mazziniani e da altre forze politiche di quel momento, che si rendeva conto che il Piemonte poteva dargli molti appoggi e molti aiuti, e quindi non andò allo sbaraglio, perché lui non si muoveva, non era pisacane, non si muoveva se non era sicuro che le cose potevano andare in un certo modo, che poteva avere appoggi, poteva avere consensi. Quindi non è né un eroe né un mercenario, uno che accettò di mettersi a capo di una spedizione in cui probabilmente credeva realmente, e insieme con gruppi a cui era vicino, anche politici, e quindi fu figlio degli eventi e dovette anche consegnare il regno, proprio per ragioni di calcolo politico, a questo re Vittorio Emanuele II, che aveva sconfinato in un regno sovrano e indipendente, qual era allora quello delle Due Sicilie. Senta, dai discorsi di questa sera traspare che comunque la corruzione probabilmente c'era ed è quella che c'è ancora oggi, cioè sicuramente sono stati pagati, tra virgolette, generali, sono stati pagati colonnelli del regno delle Due Sicilie, perché altrimenti non si potrebbe spiegare come nella nostra Puglia non c'è stato sparato neanche un colpo. Certamente, furono ben 18 gli ufficiali borbonici che furono relegati a Ischia, quelli che avevano combattuto, o non combattuto meglio, quelli che erano stati al comando in Sicilia e in Calabria. Furono ritenuti inadatti, inadeguati o poco responsabili rispetto a quello che dovevano fare, però comunque continuarono a rimanere sotto le fila borboniche, anche se emarginati in gran parte. E nei carteggi Cavour, come nei diari di Persano, ci sono proprio dei passaggi molto illuminanti sul denaro che veniva messo a disposizione per corrompere questa ufficialità borbonica e anche la burocrazia, man mano che proseguivano le conquiste e proseguiva l'avanzata verso Napoli. Quindi è un aspetto e un elemento anche questo importante per la annessione del Mezzogiorno d'Italia al resto della penisola. Senta, di Garibaldi ci sono tracce di pagamenti? Quanti soldini ha messo da parte per questa iniziativa?
Garibaldi c'è sempre questa oleografia dell'eroe solitario che come Cincinnato torna con un sacco di sementi e poche cose a Caprera, no? Dopo che lasciò a novembre del 1860 Napoli per lasciare spazio poi agli ufficiali, all'esercito piemontese. Sulla spedizione, almeno ai documenti che ci sono, non c'è traccia di denaro, ma certamente nella sua avanzata, insomma, ha messo le mani con il suo esercito meridionale sulle casse che trovava nei vari comuni, che trovò anche a Napoli, quindi requisì, diede prebende, nominò Dumas direttore del museo archeologico, finanziò il suo giornale L'Indipendente, e, insomma, fece una gestione di denaro che non era suo certamente, ma era requisito ed era di un regno autonomo che andava a conquistare. Stare molto allegre, fu anche uno dei motivi per cui poi quando arrivò la resa dei conti tra la destra cavuriana e i democratici, gli ufficiali piemontesi e quindi anche i politici vicini a Cavour, per giustificare questo avvicendamento, criticavano molto questa gestione e accusavano i garibaldini di aver rubato, di aver portato via denaro e altri beni. Insomma, fu una gestione molto allegra con l'avallo di Garibaldi, che nulla fece per impedirla. Ecco, potremmo dire anche a questo punto che c'è stato il primo lavoro nero, forse, che veniva a emergere da questo tipo di attività. Senta, a parte tutte le provocazioni che siamo riusciti a tirare fuori da lei questa sera, però ecco, lei certamente non fa un discorso di nord e sud, bisogna dare, ecco, una lettura anche diversa. Per quale motivo allora non vengono riportate queste storie, queste certificazioni, questa documentazione nei famosi libri di storia che ci sono nella nostra Italia dal dopoguerra in poi soprattutto? Perché c'è un eccessivo timore politico, cioè si pensa che parlare in questa maniera di risorgimento, puntare anche l'attenzione su aspetti poco edificanti, poco chiari, su zone grigie, possa mettere in discussione l'unità d'Italia, il che non è. La maggiore conoscenza unisce, non divide, e io sono convinto che se non ci fosse un partito come la Lega, questa preoccupazione sarebbe molto meno forte e sarebbe più attenuata, ma il rischio, la possibilità e il timore che ogni discorso di questo tipo possa essere strumentalizzato dalla Lega per i suoi discorsi secessionisti, ecco, fa trovare grandi difficoltà a poter parlare con serenità della storia del Risorgimento e soprattutto dell'annessione del sud d'Italia al resto. Ecco, però ci sono anche dei movimenti politici che stanno spontaneamente nascendo al sud, quindi c'è questa contrapposizione politica in questi giorni, quindi c'è un ritornare a un pensare all'antica. Sì, c'è un risveglio, di una riscoperta di identità meridionale. Non vorrei che però tutti questi movimenti finiscano poi per dividere ulteriormente, perché poi c'è una caratteristica di alcuni movimenti, che ognuno vuole essere generale anche se ha sotto di sé due soldati, mentre invece sarebbe più utile forse unire finalità e obiettivi e quindi trasformare anche la rabbia in qualcosa di costruttivo e di concreto per il Mezzogiorno d'Italia. Ognuno nel proprio piccolo può fare qualcosa per questo sud, a cominciare appunto proprio dai meridionali, che non devono mai più aspettare che venga qualcuno da fuori o da lontano a risolvere i loro problemi. Del libro di